Ci troviamo a Pantigliate in provincia di Milano insieme a Tommaso Labranca. Ciao Tommaso, Ciao. scrittore, autore televisivo di successo, intellettuale goliardico. Intellettuale no, non siamo fuori casa. No, Non ti definisci intellettuale? Goliardico sì, però. non lo so, forse neanche più, ormai sono triste, sono invecchiando, mi sto intristendo. Sai cos'è? Che l'intellettuale ormai, la parola intellettuale è diventata talmente negativa che a nessuno fa più piacere essere chiamato così. Perché intellettuale non è più quello che era il tramite, intellettuale grasciano, il tramite tra il potere e il popolo. L'intellettuale oggi, l'idea che si ha è di una persona che non fa niente tutto il giorno e che ripete idee già diffuse da altri, per cui non è una bella cosa essere un Il tuo intellettuale. nome è spesso associato al trash, trash non come forma di sottocultura, ma come hai scritto tu, emulazione fallita di un modello alto. Ricordiamo Andy Warhol era un coatto, no? Sì. Cosa intendi come emulazione fallita di un modello alto? È praticamente tutto quello che ci circonda, cioè tutti noi, io anche tu, abbiamo sicuramente qualcosa che ci piace, cerchiamo di essere così. Cioè io stesso sono l'emulazione fallita, che so, di Tom Wolfe. A me piacerebbe tanto essere Tom Wolfe, però non ce la farò mai essere Tom Wolfe, capito? Quindi sono l'emulazione fallita di Tom Wolfe. Soprattutto poi nei prodotti, quante volte tu vai i discounti, i supermercati di discount sono stati un trionfo dell'emulazione fallita. Che prova più successo dell'originale, perché se tu devi fare dei biscotti, la cosa più conveniente da fare è prendere la scatola e fare una busta gialla, giallo paglierino, con una scritta un po' arzigogolata in cui appaia un mulino. Perché ci Perché, rifacciamo chiaramente al modello primario, originale. esatto. E siccome la gente è distratta, sbaglia, tende a comprare qualcosa che assomiglia, non va a controllare esattamente se è quello. Per questo nascono tutte queste imitazioni. E io studiavo queste imitazioni, che ho chiamato, sbagliando, trash, perché poi invece il trash è diventato, sai, Leone di Lernia, Lino Batte, quelle cose poi non c'entravano neanche nulla. Andiamo un po' indietro, no? Di libri, insomma, ne hai scritti tanti. Io invece voglio chiederti il piccolo isolazionista. Non un romanzo, non un saggio, non un diario, un non libro, per dirla un po' alla Manganelli. Direi che il libro magari a cui tu sei più affezionato si È discosta poi giusto. moltissimo dalla realtà o no? No, sicuramente quello a cui sono più affezionato è quello che mi piace di più, perché era molto strano. È nato in 3 anni di pensieri, di giri, soprattutto notturni. Sì, tu sei poi un appassionato delle periferie Sì, milanesi e no, non sobborghi. solo milanesi, tutte le periferie mi piacciono, perché la periferia è quella cosa che non ti fa capire dove sei, dicono. In realtà io distingo benissimo una periferia dall'altra. La periferia di Milano è diversa dalla periferia di Bologna, per esempio, o da quella di Torino. E il piccolo isolazionista è stato veramente un periodo in cui io ero molto isolato, molto da solo. Prima avevo più amici, poi li ho persi tutti, per motivi familiari. E mi sono ritrovato da solo, con una situazione risolta, ho detto adesso cosa faccio? E allora ho cominciato a girare da solo, di notte, e mi sono appassionato un po' a quelle architetture, E lo alle strade. scandire del tempo, se non ricordo male, lo confondo con un altro libro, era scandito da un iPod. Può Sì, essere? Sì, no, era così. Perché ricordo bene allora. l'iPod è qualcosa di diverso, per chi ha vissuto come me il periodo in cui c'erano i Walkman, quelle Sì, cassette. sì, sì, sì. Anch'io li ho L'iPod, vissuti, che voglio dire, sono degli anni 80. vedi, l'hai vissuto anche tu, Sì. la forza dell'iPod è che tu puoi portarti dietro tutta la tua storia musicale, cioè se compri, ne compri uno da 160 giga, dentro veramente ci metto 40 anni di musica, e quindi quando fai la funzione random salti col pensiero da una cosa all'altra, cioè da una canzone ascoltata alle medie a una che è nuova, e quindi anche tutta la tua vita diventa così, diventa strana, diventa random. Quindi appunto lo scambio del tempo attraverso poi un oggetto Esatto. tecnologico e quale è l'iPod. Invece un altro libro ancora, sempre relativamente al passato, no? Sì. Neoproletariato. Sottotitolo La sconfitta del popolo e il trionfo dell'eleganza. Ti chiedo, abbiamo perso? Abbiamo perso perché non ci consideriamo più del popolo, nessuno vuole essere considerato del popolo, o almeno una cosa è dire il popolo. Cos'era il popolo un tempo? Il popolo erano tutte le persone che non avevano un certo grado di cultura, che non avevano un certo grado di ricchezza, e quello era il popolo. Oggi il popolo si usa soltanto come nome a cui deve appoggiare qualcosa. Cioè i giornalisti usano sempre il popolo di Facebook, il popolo viola, il popolo Vabbè, inteso comunque come gruppo afferente Un a un certo tipo gruppo, di esatto, è un realtà. gruppo ma che si discosta comunque dal popolo.
Sì, certo, Perché c'è una il fetta. popolo di Facebook non è il popolo incolto, perché comunque è il popolo che usa Sì. internet. Il popolo viola non è il popolo, perché il popolo in realtà sta seguendo un altro filone politico. Quindi quello che si chiama come il gruppo adesso si chiama, dice, il popolo. Appassionatissimo di Battiato, perlomeno non di Battiato nel suo complesso, ma del Battiato sperimentale, quello degli anni 70 forse, Sì, ma sì o non no? so. Sì, beh, quelli sono dischi per me fondamentali. No, ma anche le altre cose mi piacciono, ho fatto Sì, ma anche l'ultimo altre cose. Battiato forse non Diciamo che tantissimo. Sgalambro l'ha fatto un po' affossare. Non aveva, cioè, invecchiando si diventa spesso un po' pesanti, un po' Saturnini, un po' Plumbei, e anche Battiato è successo quello. Cos'è per me? Lui prima guardava il fuori, guardava il deserto, guardava il cielo che si vede nel deserto, quindi guardava questi mondi lontanissimi. Adesso ha cominciato a guardare l'Italia. E sbaglia. Battiato non è una persona che possa fare un commento sull'Italia, un commento moralista, perché non è la persona più adatta. Lui è talmente fuori, talmente oltre, è un filosofo, è un vero filosofo, non deve fare queste cose. Sgalambro tende un po' a fargli fare queste cose. Anche se poi ho visto per esempio l'ultimo docufilm che ha fatto su Bufalino, che è bellissimo, mi è piaciuto Sì. veramente molto. Cioè, no, lui è un genio comunque. Da pochissimo hai inaugurato una nuova collana e non so se ne è in cantiere un'altra. Di che si tratta? Io ho due collane per il mio editore, che sono una che si chiama iPop, che è narrativa molto strana, diciamo, nel senso che non è quella classica, Sì, non è la narrativa, la storia, esatto, può insomma. essere un po'. E adesso invece ne parte un'altra che si chiama Brosh, che sono solo dei saggi molto Sì, veloci. Ah, a quella mi ti riferivo, dice sì. quella, sai, parte, sono ancora contattando gli autori, però c'è il nome, c'è Qual è l'idea di fondo, L'idea di fondo sta nel nome. La Broche è una spilla Sì. che andava molto nei primi del Novecento. Siccome il mio editore ha la passione della Belle Époque dei primi del Novecento, ha detto va bene, chiamiamola così. Ed è una spilla molto decorata, può essere un cameo, può essere con molti gioielli, che per quanto sia bella fuori, dietro nasconde la spilla, ossia ti punge, penetra. Sì. E quindi questi dovrebbero essere dei libri che dietro una bella fattura, perché saranno fatti veramente bene graficamente e materialmente, e dietro una bella scrittura, perché sto contattando dei bei nomi, devono essere violenti. Cioè, Ok. devono essere dei saggi violenti, che non ti aspetti, Devono essere nuovi anti-accademici. autori o No, no, anche no, autori insomma, conosciuti? no. Io punto però su giornalisti conosciuti, Ok. perché per l'avviare una cosa devi Hai puntare per bisogno di forza nomi su, forti. è normale. Poi se può anche essere l'opera di un prima, però deve essere brevissima, non oltre le 50 cartelle, e deve essere molto cattiva, perché il saggio fatto di tanti termini accademici che si rincorrono e alla fine dici sì, ma cosa ho letto? Sì. Insomma, Se ne leggono troppi. breve, cattiva, pungente, a dispetto della bellezza Esatto, però deve essere estetica, bella, perché deve diciamo, essere scritta della bene e deve fattura. essere fatto bene, per cui, ecco perché l'ho chiamata Broche, perché aveva questo aspetto doppio. Una delle tue ultime passioni, perché sappiamo che ne hai, insomma, tantissime, Troppe. è la lingua islandese. Ah. Cosa ti attrae dell'Islanda? Forse il fatto di essere un mondo a parte per certi versi, no? E di essere così. Islanda, sei in Islanda, sei. Mi fa pensare, forse è un volo pindarico il mio, al piccolo isolazionista. Cioè, nel senso, piccolo isolazionista come Islanda, no? Cioè, le due cose in qualche modo sono correlate, secondo Sono me. molto correlate perché il piccolo esercizionista nasce proprio dall'ascolto della musica anche dei Sigur Rós ai tempi, andavamo nel 2003-2004, appena era scoppiato un po' il fenomeno. E in effetti tu in Islanda devi per forza essere isolazionista. Sai, gli islandesi sono poi una nazione strana, loro vivono soltanto sulla costa perché dentro è impossibile vivere. Sono stati vari momenti della loro storia in cui hanno deciso tutta la nazione di andare via. Perché era impossibile star lì, faceva troppo freddo, sono state delle glaciazioni, per cui volevamo tornare tutti in Danimarca. Il fatto di essere stati isolati per 1.000 anni ha fatto sì che loro parlano la stessa lingua del Beowulf, per cui loro parlano la lingua che si parlava 1.000 anni fa. E studiando l'islandese tu puoi capire tutte le altre lingue nordiche, il danese, lo svedese, perché le parole sono quasi le stesse, soltanto che in queste altre lingue del nord Europa c'è stata la corruzione per i contatti con gli altri popoli, loro no. Loro non hanno, per esempio, in tutto il mondo, se tu devi fare una telefonata,
dici telefono o telefono, ti capiscono tutti, Sì. perché in qualunque lingua. Loro ti potrebbero capire, però non hanno il modo in cui lo dicono telefono, non si rifà la parola greca come in tutto il mondo, ma usano simi, che vuol dire filo. Sì. Loro non usano computer, hanno una parola che significa una cosa bellissima, in cui c'entra dentro le fate persino. Non usano mai parole Da di quanto tempo base. stai studiando Vado l'islandese? molto piano, sono 2 anni, ma vado molto piano. Non è difficile, ma non ho mai il tempo. Poi ogni tanto dicono ricomincio con l'ebraico, poi riprendo, cioè, salto da un libro Sì, ti piace il all'altro. tedesco, credo anche. Sì, sono convinto di essere già vissuto in queste zone germanofone in una vita precedente. Qualcuno intendo qualche lettore attento magari, ti ha definito leghista di sinistra. Chi ha detto? Quanto ti ritrovi in questa definizione un po' così? Ma quasi per nulla. Allora, io non sono leghista nel senso classico del termine, perché non sono iscritto alla Lega. Certo. Ora, amare il proprio territorio, la città in cui sei vissuto o zone, non è un crimine, perché lo facciamo tutti. Cioè, tutti dovremmo amare il posto in cui siamo nati e che conosciamo. Dovrebbe essere normale. Tu sei siciliana. Sì. I siciliani sono i campioni dell'amore per la propria terra. Io non ho mai visto un siciliano che mi dicesse non mi piace la Sicilia. Anzi, vivono qui con questa nostalgia continua. A me, per esempio, piace molto l'Insubria, che è una zona che comprende le province di Como, Varese, il Canton Ticino e l'Ossola, Val d'Ossola, praticamente, intorno al Lago Maggiore. Io là ho dei ricordi, ci andavo da piccolo, ci vado ancora adesso, praticamente è la mia zona di elezione. Ma non vuol dire che io sia leghista perché mi piace queste cose. Certo, apprezzo il modo in cui queste persone si comportano perché hanno un ordine innato. Cioè, Forse la definizione di leghista era più riferita più che a un amore per la propria terra, per la propria città, eccetera, forse in un'impostazione. No, nello scrivere, nel ragionare, nel giudicare la realtà, e più che per l'amore, insomma, della propria città. E poi c'è il di sinistra che in qualche modo salva il leghista, ma sai, in questo momento non so cosa sia peggio tra leghista o a sinistra, perché a me non piace molto questa politica fatta così. Cioè, allora, se tu sei di sinistra deve piacerti No, Grillo, sì. Di Pietro. Comunque, io sono andato via da Facebook proprio per questo motivo, perché c'era un'ottusità totale. Cioè, tutti. Allora, Grillo diceva non fate benzina lì e loro sì, non andiamo. Cioè, no, decidi se farlo o no. Anche perché nessuno è puro. Io ho questa rubrica su un giornale che si chiama Fin TV, che è molto criticata appunto da chi non vuole ragionare un po' sulle cose. Allora, se tu dici non mi convince Santoro, no, ti arriva una lettera di protesta, ma come si permette? Ma tu, anche nei tuoi libri, per esempio, no? E non, quando ti scrivono dei lettori, dei colleghi, dei giornalisti, così, tu in qualche modo registri, no? Quello che loro ti dicono, registri mentalmente anche, credo che conservi tutto quanto, e poi alla fine fai riferimento a queste persone, no? Mi ha scritto, non lo so, Tizio, si lamenta per questo, questo e questo e questo. Lo metto magari sul sito. A volte sul sito metto c'è tutta una mail in cui mi si dice che sono, come è arrivata veramente, Sì. un ottuso clericalista. Cioè, definire me clerico, ottuso magari sì, ignorante, ma Clericalista. clericalista. È perché evidentemente il ragazzo che mi ha scritto non sa cosa significa clericalista. E allora mi avranno detto che è un'offesa e l'ha usata per quel motivo. Quindi mi piace condividere l'ignoranza degli altri con i miei amici. Dico, guardate che gente c'è in Per giro. fotografare poi come fai alla fine anche nei tuoi libri, nei tuoi saggi, così la realtà, siccome quella Sì, mi fa parte della realtà, diverte. scatti la foto e la condividi, Sì, no? mi diverte molto, anche perché poi non capisco questa. Mi hanno rubato la bicicletta. L'ho scritto su questa rubrica e uno ha scritto: sono molto contento che ti abbiano rubato. Sei bambini delle elementari, cioè cicca cicca boom. Questo non è dibattito politico, questa non è dialettica. C'è qualcosa che non hai ancora fatto e che invece vorresti Io ho fare? fatto quasi tutto quello che volevo E appunto. fare. Io quando ero piccolo e dicevo da grande voglio fare questo, questo e questo e questo, e poi ho fatto tutto, cioè ho voluto fare il copywriter e l'ho fatto anni fa, volevo scrivere, l'ho fatto, scrivere sui giornali, per cui ho fatto quasi tutto quello che si poteva fare. E il problema è che ogni volta che le faccio le cose non sono mai soddisfatto, per cui non è che dici ah che bello, guarda che curriculum che ho, io mi dimentico poi delle cose che ho fatto, cioè non mi ricordo, a volte dico ah, ma come ho fatto io Perché poi sono questo? così tante, per quanto poi afferenti in qualche modo alla scrittura, alla letteratura, a quella che è la comunicazione, poi al costume.
Però sicuramente, insomma, effettivamente ho sono fatto, tante. tante cose, tutte male, poi quello è il bello. Cioè, ma questo è quello che dici tu. No, me lo sei, ma io me lo so. Sono sempre diverse magari da come le avresti volute, non no, so fare. No, okay, si potrebbero fare anche meglio. Meglio farne una bene piuttosto che farne delle tante. Quindi tornassi indietro, tra le tante farei cose che ha le fatto. Stesse cose, no? Fare le stesse sì, tutte cose che e tra virgolette male. Male per riportare le tue. Ma anche tu, peggio le farei peggio adesso, tu, perché tu. Tanto dici, per i risultati che ottieni. No, in realtà mi piacerebbe andare avanti ancora così per un po'. E che poi è divertente. Cioè. Sì, poi con questa nuova collana penso che te ne capiteranno di cose molto carine, no? Te ne arriveranno. Ma me lo auguro, speriamo di sì. Tu hai qualcosa da mandarmi? Chissà, magari sì. Vabbè. Ok, e allora salutiamo Tommaso Labranca, ti ringraziamo per essere stato con noi, in bocca al lupo per la nuova collana in partenza e per tutte insomma le tue future iniziative. Non dico crepi perché mi spiace, no. Il lupo è uno dei miei animali preferiti. Va bene, non lo diciamo. E allora buona scrittura ancora. Grazie. E ciao Tommaso. Ciao. Da Pantigliate è tutto, Elisa Giacalore, arrivederci.